Buonasera, buonasera. Voi mi direte perché dobbiamo aspettare tanto per il video sulle qualifiche? Perché voglio farlo quando più a mente fredda possibile. Pole position di Leclerc. Oggi è stato fantastico, riuscito tramite quella scia, quella famosa scia presa dietro la Mercedes di Hamilton, se non sbaglio, a fare un'impresa, a fare una gran bella pole position. Perché dando retta a loro e guardando il rettilineo che è abbastanza lungo, con questa scia si riescono a guadagnare quei 3-4 decimi che sono stati determinanti per la pole di Leclerc. Solo che c'è un però: accanto a lui in prima fila parte il signor Hamilton. E non è una bella notizia per Leclerc, non è per niente una bella notizia per Leclerc. Anche perché, quant'anche il signor Leclerc dovesse riuscire a partire bene, deve sperare che parta male Hamilton. Perché in quel rettilineo prendere la scia ed essere sorpassati dal motore Mercedes è un niente. Però dai, non vediamo la nera. Sainz, peccato, poteva partire leggermente più avanti. Però dai, per come eravamo conciati a inizio stagione e alla fine della scorsa stagione, due pole consecutive, sia pure con degli episodi, anche oggi bandiera rossa nell'ultimo minuto di qualifiche del Q3. Però raga, sembra un secolo rispetto all'anno scorso guardare questa macchina. Io però ho visto numerosi incidenti. Tsunoda, Sainz, lo stesso Leclerc, lo stesso Verstappen stamattina. Sì, d'accordo, errori. Però posso dire una cosa, io 2 anni fa, ricordo quando feci il video, perché l'anno scorso in Azerbaigian non si corse, 2 anni fa quando feci il video sulle libere in Azerbaigian, non so se ricordate, dove le macchine tiravano fuori i tombini, i coperchi dei tombini, ci fu una vettura danneggiata nel fondo dal coperchio di un tombino. Io dissi che sì, d'accordo il business, d'accordo tutto, però lo scenario è bellissimo, lo scenario dell'Azerbaigian è bellissimo, lo scenario di Baku. C'è quel castello, quel che di orientale che rende molto fascinoso la location. Però, amici miei, ci sono molti punti di questo tracciato che sembra più una pista da IPRIX, da Formula E. Ci sono dei punti molto stretti, in cui la carreggiata è molto stretta, e questo favorisce determinati errori. E va bene. Quindi io penso che se, d'accordo, ne beneficia lo spettacolo, ne beneficia l'imprevedibilità, ma se in un futuro, neanche tanto lontano, si decidesse di fare a meno del Gran Premio dell'Azerbaigian, non mi strapperei certo i pochi capelli che ho. Questo sicuramente. La pista è bella, ma è molto stretta in troppi punti e questo favorisce certi errori. Questo favorisce certi errori. D'accordo, c'è l'errore del pilota e va bene. Però in una carreggiata così stretta è molto più facile sbagliare. Vista la frequenza di queste macchine a muro, di questi 2 giorni di prove, non so in quanti finiranno la gara domani, ma boh.
Comunque, e poi ci sono i piagnoni, e poi ci sono i piagnoni. Vedi Toto Wolff, vedi la guerra fra Toto Wolff e Chris Horner, pallone gonfiato, questo, quest'altro, vedete? Ritorno ancora sul mio, un mio cavallo di battaglia. Vedete quando sono falsi i tedeschi? Che gente falsa sono i tedeschi? Io l'ho sempre detto. Sono bravi, sono buoni, sono corretti, sono gentili. Finché a comandare ci sono loro. Appena corrono il rischio di essere spodestati, esce la loro vera natura. E questa è una storia che io tiro fuori dal Gran Premio del Canada 2 anni fa, quando shipparono a Vettel la vittoria. Questa è una storia, è da allora che tiro fuori io. E non mi sembra che fino adesso i fatti mi abbiano dato torto. E poi c'è l'altro piagnone, perché poi c'è anche il piagnone olandese, che a ragion veduta si sentiva la prima fila, la pole position in tasca, e si è lamentato per questa ennesima bandiera rossa, che lo ha privato per la seconda volta a detta sua della pole position, o della quantomeno della prima fila. Si è lamentato, questo schifo di situazione si ripete sempre. Oddio, in parte ha anche ragione, in parte ha anche ragione, perché guardare tutte queste vetture, provare a fare sto cazzo di gioco delle scie è patetico, in effetti. Però vale per lui come vale per gli altri, quindi è inutile, Carlo Verstappen, che ti metti a fare il piagnone. Tu sei olandese, nell'arte del piagnone i tedeschi ti superano. Quindi, se vuoi vincere un mondiale, se vuoi vincere il mondiale, fai a meno di piangere, perché è tutta tensione che ti tiri addosso. Vedi, Hamilton, io dopo Monaco l'ho detto, non sarà mai né Senna né Schumacher. Hamilton non è e non sarà mai né Senna né Schumacher. Però quando tu ti vedi un Bottas in nona decima posizione e ti vedi lui che ti piazza quella zampata nel Q2 e nel Q3, tu capisci perfettamente, sì, d'accordo, Bottas non è da top team, pienamente d'accordo, quando è un secondo di distacco, mezzo secondo è perché Bottas non è da top team sicuramente, ma l'altro mezzo secondo è perché signorino, è forte. È forte. E il fatto che lui riesca a partire domani in prima fila in ottica campionato è molto importante, perché sul dritto ha quell'allungo che gli permette di superare Leclerc, oltre ad avere le palle per farlo subito. Perché è chiaro che Red Bull e Mercedes paiono ancora mezzo gradino sulla Ferrari, però c'è anche da dire che in un ipotetico sorpasso a Leclerc domani, la differenza fra Lewis e Max è la seguente: che Lewis ci riesce in 2-3 giri, Max magari ci riesce in 5-6 giri, e anche lì si vede. Anche lì si vede il peso specifico. Lui, Max, addirittura non mi sento di essere meno completo di lui. Non mi... Oddio. Da uno che non ha ancora vinto nulla, perché parliamoci chiaro, Max Verstappen non ha ancora vinto nulla, come Leclerc. Allo stato è come un Leclerc, un Sainz qualunque. Ha solo la macchina più performante. È uno che, sì, d'accordo, guida un'astronave, ha guidato un'astronave, ma l'astronave la guida anche Bottas, l'ha guidata anche Rosberg l'astronave, e il bilancio è sempre favorevole a lui, a Negretto. D'accordo? Poi le macchine migliori te le devi anche saper guadagnare, perché non è che Hamilton ci è nato in Mercedes. Hamilton è una scoperta di quel grande manager che è stato Ron Dennis. Hamilton ha vinto anche in McLaren. Hamilton le gare le ha vinte anche in McLaren quando dominava la Red Bull. Bisogna anche essere bravi per essere scelti da una scuderia vincente. Non è che c'è nato in Mercedes Hamilton.
Quindi, caro Max, prima di pavoneggiarti, cerca di vincere, non dico molto, almeno un paio di mondiali. E dopo potrai recriminare sulla vettura, sul mezzo, tutto quello che vuoi. Ma allo stato attuale, caro Max, tu vali quando un Sainz, quando un Norris, quando un Leclerc qualunque. Quindi, caro Verstappen, umiltà, umiltà. Quindi, Leclerc ha fatto una gran cosa. Io sono realista, puntare a un altro podio deve essere l'obiettivo. La vittoria è molto difficile. Monte Carlo è una cosa. Quel rettilineo, secondo me, avrebbe potuto puntare alla vittoria se dietro ci fosse stato Verstappen, se accanto a lui ci fosse stato Verstappen. Poi non sappiamo cosa accadrà in partenza domani, eh. Però con tutto quel lungo rettilineo difficilmente accadranno casini. Poi, naturalmente, è pronto a essere smentito. Ecco, Leclerc parte in pole, tanta roba, accontentiamoci per quest'anno di come stanno andando le cose. Ma non avrei voluto in prima fila Hamilton. È troppo pericoloso Hamilton. Un conto avere dietro Verstappen, Sainz, Perez, un conto avere dietro il signorino 7 volte campione del mondo. Ma non lo so, io ribadisco, io domani probabilmente non riuscirò a vedere la gara perché sono impegnato per lavoro. Magari accenderò il telefonino domani in macchina e proveremo a sbirciare qualcosa. Ma peccato, perché domani c'è tutto per goderci una gara fantastica domani. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e ribadisco, l'Azerbaigian è una bella location, ma come cittadino ha troppe lacune.